Grazie al professor Buprati e grazie a tutti, grazie agli organizzatori del convegno per avermi invitato. La mia lezione ha come titolo Carlo Divina storico e nel tempo che mi è dato a disposizione cercherò di illustrare alcuni elementi che mi paiono fondamentali della, diciamo, prospettiva storica, ma soprattutto della pratica storiografica dell'autore. Nel 1813 Antoine Alexandre Barbier, collega di Divina nella gestione della biblioteca imperiale, ne scrisse sul Courrier de Touraine il necrologio, evidenziando che la specificità del percorso intellettuale dell'abate era consistita nel portare le flambeaux de l'histoire dalle champs della letteratura, regno in cui dominava ancora un approccio sostanzialmente estetico. Qualche anno prima, rivolgendosi al senese Giuseppe Ciaccheri, il letterato precisava che erano state le considerazioni di Montesquieu a stimolare una profonda passione per la storia, vasta regione su cui esercitare l'intelletto. Notevole per quantità, la produzione specificatamente storica può essere distinta in alcuni grandi blocchi tematici. I testi centrati sulla storia subalpina, dall'incompiuta storia dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, alla biografia su Vittorio Amedeo II, composta per aggiornare il lavoro di Guichenon, fino alla discesa di Piemonte e alla conclusiva storia dell'Italia occidentale, complessa proposta politico-culturale tesa a legittimare anche storicamente il Piemonte francese. Poi ci sono i lavori composti in qualche maniera, in qualche modo occasionalmente, come la storia politica letteraria della Grecia, oggetto già di studio di Carmine Ampolo, e l'essai sulla Biennale di Frédéric II, opera che costituisce la prefazione alle opere postume di Federico II, che è un testo interessante nella misura in cui viene inserito nel repertorio di testi su cui dal 1786 in avanti si costruisce la memoria storica dell'operato del sovrano prussiano. Peraltro parzialmente quest'opera è stata anche analizzata da Helmut Eckhardt. E poi ci sono, come dire, infine le opere direi civilmente impegnate, tra cui spiccano delle rivoluzioni in Italia e in parte, in qualche misura, anche il discorso sopra le origini dei concordati del 1809, vettori delle più significative proposte politiche dell'autore. Un panorama estremamente eterogeneo per qualità, dunque. Le novelle letterarie del 1782, recensendo la storia della Grecia, osservavano che le opere dell'uomo di lettere, qui cito, senza essere versate tanto nell'antica erudizione, sono però colte a sufficienza e dotate di buon senso, e che possono in un certo modo considerarsi come l'anima della nazione, di cui formano una parte tanto notabile e tanto concludente. Qualche anno prima un lettore professionista, il conte Gian Battista Balbis de Rivera, ministro sardo a Torino, in una lettera scritta a Divina, che è un caso interessante di comunicazione tra lettore e scrittore, aveva rilevato che nelle rivoluzioni in Italia era presente, cito, un'altrettanto sobra quanto non affrettata erudizione, un amor grande per la verità, un grandissimo buonsenso ed un retto giudizio, imparziale e spogliato di quei difetti dei quali abbondano purtroppo gli storici, che più del vero seguono spesso le loro passioni e genialità. Jürgen Heimann ha posto criticamente in relazione Carlo Divina all'illuminismo, inquadrando i lavori nelle radici di un linguaggio europeo largamente condiviso. Il ricercatore tedesco, basandosi su uno studio non superficiale dei testi, ha optato per un taglio interpretativo che gioca sulla triade discorso, rivoluzione e post-imperiale. E in quest'ultima, detta dell'autore, che Divina risolverebbe alcuni problemi teorici che sostanziavano e limitavano la progettualità dei precedenti, il rapporto tra periodizzazione letteraria e civiltà storiche, che inerisce in maniera più profonda la relazione tra storia della letteratura e storia politica, l'elaborazione di una più raffinata res gestae che ampliasse lo spettro delle influenze climatiche come spiegazione dei fenomeni. Filo conduttore dell'indagine sarebbe stata l'elaborazione di una Kulturgeschichte arenatasi nell'impossibilità di percepire e formalizzare un modello ermeneutico atto a salvaguardare la specificità letteraria e politica. La mancata risoluzione di tale problema si riflette, e in qualche misura alle sue radici, nella relazione che Divina ha instaurato con le Lumiere. Anna infatti constata che l'illuminismo viene percepito e vissuto teoreticamente come strumento metodologico essenzialmente critico-pratico, all'interno del quale convivono, in ambiti strettamente separati ma ugualmente conservati, fede e ragione.
Compilatore di genio, secondo la felice espressione del professore Recuperati, la mafia si situa all'interno di un'area culturale comune a gran parte del paesaggio intellettuale cattolico, attenta a rintracciare le condizioni di possibilità di un nuovo legame con la cultura illuministica dopo l'esperienza storico-culturale muratoriana e il fallito tentativo teologico-filosofico genovesiano. Una cultura illuminista certamente privata dei suoi approdi materialistici o filosofici, ma che nei suoi aspetti più moderati teorizzava e poneva in atto un impegno ispirato da alcune istanze di modernizzazione. E in effetti l'azione del letterato mirava quindi a rivendicare una funzione civile della cultura. Non a caso veniva in una lettera a Girolamo Amaduzzi esprimeva la propria appartenenza a quell'area culturale che si proponeva di trasformare il letterato in buon cittadino, per utilizzare i termini del noto testo di Luigi Castigliani di Gonzaga, all'interno del quale si trovano tutte le coordinate teoriche cui si è fatto brevemente accenno. Non casualmente le opere della Vata erano recensite puntualmente nelle effemeridi letterarie e, come ha ricostruito Marina Caffiero, formava un polo di aggregazione attento a coniugare modernità e filosofia cristiana. Così come non sempre casualmente Benina apprezzava moltissimo, almeno nelle lettere che ho avuto modo di studiare in Fondo di Biblioteca Nazionale, il testo Le considerazioni di Clementino Vannetti, in risposta chiaramente da Veronica Balcavò, all'interno del quale si poteva trovare una teoria dello sviluppo culturale che procedeva parallelamente al consolidamento della religione e non, come riteneva il suo maestro, distruttiva dei suoi fondamenti. In tale prospettiva, il sapere storico gioca un ruolo conoscitivo centrale. Esso consente di cogliere i fili che in profondità legano l'antico e il contemporaneo, base su cui impiantare un'azione di governo efficiente ed efficace, mirata alla pubblica felicità, pensabile soltanto all'interno di un ordine monarchico, forma di governo che in Benina non viene mai messa in discussione. In questa sede non intendo discutere del paradigma interpretativo storico di Lignano fondato sul modello neoclassico repubblicano di libertà, virtù, conquista, lusso, corruzione, dispotismo che innerva l'intera produzione storica dell'autore. Si tratti esso di storia civile o letteraria. Qui il debito con Montesquieu risulta evidente, tra l'altro come segnala la versione manoscritta del Della Rivoluzione d'Italia, versione che poi le parti su Montesquieu sono state abolite per ragioni prudenziali. E tra l'altro il debito su Montesquieu direi che risulta evidente nella stessa edizione del 1811 all'interno del discorso sopra le vicende della letteratura. Benina chiedeva che Montesquieu e Voltaire sono stati i suoi due modelli di riferimento. Piuttosto assumo come mie le osservazioni di Luciano Guerci sulla necessità di indagare la storiografia illuministica sul terreno della concreta prassi storiografica e non soltanto sul piano della filosofia della storia proposta. Direi per restituire la concreta pratica di Benina fatta di scelte interpretative messi causali individuati. Per tale ragione, da qui in avanti mi occupo fondamentalmente delle rivoluzioni d'Italia, che sicuramente è l'opera storiografica più impegnata, anche perché quella che Benina scrive con maggior calma. La stesura comporta quattro anni di lavoro. E su questo testo farei un lavoro su almeno tre nodi tematici che a me paiono straordinariamente significativi. Ometto direi tutta la parte ampiamente nota sul fatto che nella cultura italiana negli anni 60-70 ormai fossero maturate le condizioni per il tentativo di restituire una storia d'Italia in maniera complessiva. A mio avviso questo testo è qualitativamente superiore per nessi esplicativi proposti sia al coevo tentativo di Carlo Antonio Pilati di una riforma d'Italia, che in qualche maniera è anche una storia d'Italia, sia al testo che però circola manoscritto, quello di Alessandro Verri, sia anche poi all'opera che Agostino Paradiso aveva in mente, che poi in realtà semplicemente si è trasformata in un saggio sull'origine delle repubbliche, dei principati nei bassi tempi. Proprio di quest'opera, delle rivoluzioni d'Italia, dunque, direi io ho individuato tre nodi storiografici particolarmente significativi. Il primo è l'analisi delle antiche popolazioni italiche della storia romana, poi la trattazione del periodo longobardo e feudale, e infine le riflessioni economiche contenute nel 24° libro. Parto comunque dal primo, cioè dall'analisi che Benina produce sulla, diciamo, storia dell'Italia del V secolo a.C. e sulla storia romana.
In primo luogo occorre sottolineare che il progetto originale dell'opera consisteva in una narrazione da Costantino in avanti. Poi De Nina in realtà decide di retrodatare l'inizio della narrazione in quanto, sembra di poter dire, scopre un'unità tematica carica di implicazioni storiografiche che per l'appunto il mondo pre-romano. La trattazione di tale periodo è estremamente interessante perché all'interno di questa De Nina fondamentalmente raccoglie e sintetizza in un quadro unitario i 1000 rigoli in cui la riflessione sulla condizione della penisola prima dell'espansione romana si era dispersa. Arnaldo Modigliano ha sottolineato ormai in un contributo classico la stretta relazione tra ispezioni sulla realtà italica del V e del IV secolo a.C. e la nuova prospettiva storiografica inaugurata da Muratori. In un secolo senza Roma, il momento fondativo dell'identità italiana si era spostato nella composita realtà etnico-culturale formata dai Etruschi, Volsci e Sanniti, indagati per penetrare al di sotto della superficie romana. Andrea Giardina su questo tema ha parlato di identità incompiuta e qui De Nina costruisce un problema storiografico sottilmente intrecciato a considerazioni e questioni politiche. Che da De Nina sino a Giuseppe Micari, passando per Giuseppe Maria Garanti, sarà destinato a svilupparsi nella riflessione storica italiana. Direi che uno degli elementi storiograficamente più significativi di questa prima parte è il mancato riconoscimento di una qualche esemplarità alla vicenda dell'Urbe. Nei capitoli secondo e quinto, l'autore scartola la narrazione fattuale per soffermarsi invece sulle ragioni dell'ascesa e della caduta dell'impero romano. Qui è evidente il debito con Montesquieu, è evidente che De Nina distribuisce la materia anche secondo quanto era stato uno dei grandi temi e delle grandi novità montesquiane, cioè una distribuzione dell'opera quantitativamente uguale e non un'interpretazione del periodo imperiale sulla scorta di Tacito, del tacitismo 5-600. La logica interna che qui articola e seleziona infatti è editrice di Montesquieu, ma anche di Morlì, autore particolarmente letto da De Nina, in particolar modo in questo caso sulle osservazioni sui romani dell'autore francese. Lo scritto, tra l'altro, non affronta il problema delle origini dell'urbe, non casualmente. In un importantissimo testo, Musa Raskolnikov aveva sintetizzato i motivi che rendevano politicamente e ideologicamente non neutrale un lavoro critico sulle fonti Dionigi e Livi in primo luogo. Nella biblioteca privata di Carlo De Nina erano presenti i primi 35 volumi delle memorie dell'Académie des Inscriptions Belles Lettres, sfogliando i quali si ritrovano le polemiche tra le vesti pugliini, Ferré e Claude Sarrière. La parte essenziale all'interno del tredicesimo volume era contenuta anche la parte essenziale della dissertazione di Louis de Buffon, testo questo che De Nina poteva leggere anche nella biblioteca della famiglia nobiliare Barolo, biblioteca frequentata dall'autore, così come la Repubblica di Buffon era invece contenuta all'interno della biblioteca gesuitica, altro luogo culturale, altra istituzione culturale frequentata da De Nina negli anni 60. La parte riservata all'età repubblicana direi che poggia su due pilastri fondamentali, Montesquieu e Scipione Maffei. Direi che per ragioni di tempo tralascio il confronto stretto con Montesquieu, invece è molto più interessante, o molto interessante, e anche il confronto che De Nina opera con la Verona illustrata di Scipione Maffei. E un confronto, tra l'altro, che aveva colpito l'attenzione di un fine conoscitore di cose romane come Emilio Gabba, ed è stato anche oggetto di analisi di Arnaldo Marcone. E in particolar modo, diciamo che sintetizzando nella Verona illustrata, testo che De Nina possedeva tra l'altro, il patrizio Veneto Maffei proponeva una lettura del momento repubblicano delle sue istituzioni fondamentalmente giocata su una distinzione tra autonomia e libertà, mentre insisteva sul fatto che mentre tutti i municipi erano autonomi, cioè dotati di organi di rappresentanza propri all'interno
all'interno del sistema statuale romano, le città italiane godevano di uno status giuridico privilegiato, testimoniato dal fatto che né un magistrato ordinario in essa spedivano, come c'è scritto nella Bellona Illustrata. L'Italia si presentava agli occhi di Maffei come una repubblica sola. Tale tipo di scansione interpretativa poi Maffei produceva dei problemi, che non è qua il caso di analizzare, però l'elemento direi fondamentale è l'utilizzo che entrambi gli autori fanno di un passo di Svetonio a proposito dell'età austera. De Nina innanzitutto colloca in posizione strategica appunto un passo di Svetonio in cui ha sancito il diritto di voto per corrispondenza dei curioni. Questa non è una novità interpretativa, Scipione Maffei nel sesto libro della Verona Illustrata si era soffermato sulla saggia politica romana volta a cooptare i migliori elementi delle diverse città, inquadrandoli all'interno dello stesso corpo dirigente. I concreti meccanismi di tale balance of power erano ravvisati nella trasformazione del meccanismo di voto avvenuto nei comizi sotto Augusto. Ora, adesso non riporto tutto il passo di Svetonio, così come non riporto l'interpretazione che ne dà Maffei o l'interpretazione che ne fornisce De Nina, è interessante notare come lo stesso passo, che entrambi derivano da Tilmon, oltre che chiaramente da Vittorio stesso, sia utilizzato per evidenziare una prospettiva interpretativa differente. Mentre Maffei era servito per evidenziare la continuità a livello di istituzioni e di modi di gestire il potere tra Repubblica e Impero, in accordo con per esempio quanto sosteneva Vincenzo Gravina, De Nina colloca quelle due linee di Svetonio all'interno di una logica differente. La monarchia temperata di Augusto ha sperimentato ancora un'organizzazione del potere attenta, almeno formalmente, a una partecipazione allargata alla vita pubblica. Tuttavia questo meccanismo di ingegneria costituzionale era bilanciato in negativo dai segni di un declino che inevitabilmente iniziava il suo corso nel momento in cui si realizzava la piena unità della penisola. Quindi qui è interessante la misura in cui De Nina, rispetto a questo problema della compartecipazione delle realtà provinciali ai meccanismi istituzionali e poi anche economici della capitale, inaugura un taglio interpretativo che attraversa tutte le rivoluzioni d'Italia e che confluirà anche poi nell'impiego delle persone. Molto brevemente accenno al secondo punto, cioè la questione longobarda feudale. Magari soffermandosi soltanto sull'interesse della trattazione di Lignano a proposito del periodo longobardo. Da una parte Lignano rivendica l'efficacia della loro azione di governo, dall'altro qualifica il loro meccanismo politico come monarchico. In un vecchio saggio Giorgio Falco ha sintetizzato con chiarezza le motivazioni ideologiche alla base della questione longobarda. Durante tutto il Settecento le ricerche su Ottavio e il suo popolo fungevano da paragone polemico contro le strutture della società contemporanea. De Nina, sulla Scheligia Nome, che puntualmente cita i muratori, valuta in maniera positiva l'esperienza longobarda in Italia, contrapponendosi a un'altra linea interpretativa che aveva in Gravina e in Maffei i suoi piaceri dei migratori. E in effetti su questa tendenza longobardocentrica poi rifletterà Girolamo Traboschi nel terzo volume della storia della letteratura italiana, evidenziando come Muratori e De Nina avessero inaugurato un paradigma interpretativo che lui personalmente non condivideva. In realtà qua De Nina si situa all'interno di un orizzonte culturale molto più ampio e fondamentalmente antiromano, che vede protagonisti diversi intellettuali per da Beccaria fino a Barbacovi, Melchiorre Delfico, e anche al piemontese Ugo Vittorio Castellamonte, autore del saggio sopra la legislazione romana, che è uno dei maggiori tentativi di demolizione di tutta la legislazione dell'urbe del Settecento. Tralascio il problema dell'analisi del feudalesimo, su cui era intervenuto a suo tempo Giorgio Tabacco in un articolo che cercava di sottolineare la complessità dell'analisi dell'impostazione deliniana superiore rispetto a quella di Pilati, tutta giocata sulla contrapposizione tra Chiesa e Impero, per invece proporre alcune osservazioni rispetto all'ultimo punto, cioè sul 24° capitolo, quello a cui
Denina affida, diciamo, le proprie proposte civilmente, civilmente impegnate, o le proprie proposte di riforma. Personalmente ritengo appunto il testo un testo che appartiene alle Narratives of Enlightenment, in quanto l'elemento valutativo, l'elemento economico, costituisce un fattore decisivo sia in sede di periodizzazione sia nel momento valutativo. Denina intende evidenziare le contraddizioni prodotte da uno sviluppo economico squilibrato a favore della città, elemento questo che per esempio colpì la recensione di Gian Battista Vasco, che proprio su questo punto organizzò il testo. Pierre Dodgson, nel suo accurato studio sulle teorie economiche dello spazio pericardiano, ha individuato nei testi economici del XVIII secolo la prevalenza di un'analisi dimensionale, che si era organizzata fra le altre cose attorno ai nuclei esplicativi, che mettevano in risalto il tema della distribuzione delle ricchezze. Pur nella molteplicità delle indagini, esisteva un preciso filone interpretativo, grossomodo da Cantillon fino alle prese di posizione fisiocratiche, che aveva elaborato una vera e propria teoria della localizzazione degli uomini e delle loro attività, concentrando l'attenzione sull'analisi, sulla creazione di circuiti economici sintetici tra zone urbane e zone agricole. In effetti, leggendo delle evoluzioni in Italia, ma questo è un elemento che filtra anche nel dell'impiego delle persone, soprattutto nella versione manoscritta che ho appunto modo di studiare con quella conservata all'interno della Biblioteca Nazionale, diciamo, da parte sfrutta le ricerche di Sallusti Bernini, Giovanni Pennini e Tragioni Torzetti per dimostrare il ruolo, come il ruolo delle province non deve essere ridotto unicamente a valvola di drenaggio per il consumo cittadino. E proprio questo tipo di argomentazione colpì il mondo inglese. La parziale traduzione di John Langhorne delle rivoluzioni del 1773 proiettava il testo in una realtà sociale che sperimentava in maniera diretta la nascente industrializzazione e il conseguente massiccio inurbamento. Denina direi che, come Montesquieu e Maffei per la parte antica, Muratori sicuramente per la parte medievale, quando si tratta di ragionare sul tema di su temi economici e quindi su temi che hanno a che fare anche con una proposta di riforma politica, l'autore di riferimento qui è Mirabeau. Soprattutto Mirabeau de Memoir sull'utilità des états provinciaux e soprattutto Mirabeau della Mise des Hommes, che Denina legge nell'edizione del 1758, comprensiva anche dei Tableaux économiques. Tra l'altro Giorgio Monestarolo ha ricostruito la presenza, come dire, nella cultura torinese degli scritti di Mirabeau, penso per esempio all'uso che ne fa Ignazio Zanardi delle Vallere, e l'utilizzo di Mirabeau in chiave riformatrice e conservatrice è un utilizzo ovviamente presente anche all'interno della cultura francese negli anni 60 del Settecento. Per quale motivo Mirabeau, così mi appresto alla conclusione, morendo da una posizione decisamente popolazionista, pur complicata dalle suggestioni derivanti dalla lettura di Cantillon, l'economista francese costruiva solidi nessi tra agricoltura e crescita demografica, sviluppando un discorso politico teso a ribadire le gerarchie sociali attraverso una rifunzionalizzazione della società d'ordini. L'encouragement à l'agriculture si concretavano nell'elaborazione di un programma di ritorno alla terra dei gentiluomo, sorretto dalla convinzione che l'articolazione nel territorio dei feudatari contribuisse a creare circuiti economici più corti in grado di attirare una più giusta ripartizione geografica della ricchezza. Tale argomentazione costruiva inoltre un ulteriore strumento di legittimazione della noblesse, centrato non più e non solo sul sangue, e qui chiaramente c'è tutto il discorso sulla contrapposizione tra la nobiltà commerciale e la nobiltà di sangue, ma anche su una decisiva funzione economica derivante dal controllo della terra. Facendo proprio le osservazioni di Elizabeth Fox Genovese a proposito del testo, il testo esprimeva un organic conception of society che reagiva alla disintegrazione delle relazioni sociali, centrando la propria analisi upon the religious and historical foundation of social relations. L'opera successiva, nonostante la mediazione cantiliana, univa l'analisi economica in una prospettiva in cui la difesa del regime feudale era condotta da un duplice punto di vista, economico e sociale, dove il secondo giustificava il primo. Quindi Denina fa proprio da quest'opera, direi, proprio le considerazioni tra il rapporto corretto tra città e campagna, che lui aveva già sviluppato nella prima lettera
citata dal professore Cuperati, che era prodotto la studia di Bogino, ma che gli consentono appunto di rifunzionalizzare la novità legandola strettamente alla terra. Credo che in questo ci sia anche un elemento biografico di un provinciale arrivato, come dire, di arrivato a Torino, però un elemento non per loro interesse. Tale prospettiva teorica, che nel 24esimo libro rimane piuttosto larvata, poi diverrà l'oggetto dell'impiego delle persone attraverso una trattazione più estesa, di cui credo sentiremo parlare nelle relazioni successive. Grazie. Ecco, io credo che questa relazione, che è entrata nel merito